Ciao a tutte giuggioline, benvenute in una nuova haul. Strano, vero? Anche ultimamente mi va tanto di fare le haul, non so come mai. Comunque, avevo fatto un ordine piccolino dalla Neve Cosmetics, o detta anche Neve Makeup, come dir si voglia. E mi è arrivato dopo un giorno. Io l'avevo ordinato il sabato, non contiamo la domenica. Mi è arrivato, mi sembra, o lunedì o il martedì. Il pacchettino era questo qui. Allora, io ovviamente l'avevo già aperto, ho già provato i prodotti e tutto quanto. Adesso ve lo chiudo, cerco di chiudere, eccolo qua. Questo era il pacchettino, invece c'è scritto Neve Cosmetics. Sì, io la chiamo ancora Neve Makeup, vabbè, comunque Neve Cosmetics. C'è proprio tutto il pacco, è, insomma, tartassato da questa Neve Cosmetics, e anche qua, oltre che bellino. All'interno del pacco c'erano, vabbè, la fattura, la ricevuta, come la volete chiamare. Cioè, guardate che ora copro magari qua, però, cioè, guardate che carino tutto il cosino, no? Davvero molto, molto carino, originale, mai visto. C'era, non c'era la carta protettiva, perché comunque avendo lo scatolone, cosa si vuole, cioè non si rompe. Però c'era questo, che non so cosa serva, però c'era questo, così. E poi c'era un'altra bustina, dove, eccola qua. C'era un'altra bustina, questa qua veramente è bellissima, un astuccino praticamente. Con questa qui che si apre, ma in realtà è tipo rotta, perché cioè, non si chiude, comunque dovessi andare a pigiare per chiuderla, vabbè, comunque. All'interno c'erano tutti i prodotti, avendo i soliti, l'ho tolti, comunque c'erano i soliti fogliettini che ci sono in tutte le gli ordini. Ora io lo so perché questo comunque è il mio primo ordine da Neve Makeup Cosmetics, insomma. Però diciamo, vedendo alcuni video, vedo che ci sono parecchi fogliettini. Abbiamo i fogliettini dei pennelli, questi qua. Abbiamo quello del trucco minerale, questo qua, dove dietro ti spiega tutta l'applicazione di tutti i prodotti minerali, dagli ombretti al fondotinta e alle cipre e via dicendo. Poi c'è questa qua che è quella dei rossetti, molto 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 carina, per chi fosse interessato. Poi c'è una cartolina, questa qua è proprio una cartolina vera e propria, che te la puoi mandare a chi vuoi. Io la terrò, non la manderò a nessuno, perché insomma. Poi c'è quella del fondotinta minerale, questo qui. E poi ci sono quelle delle pastello, ci sono quelle delle pastello, che ti spiega dietro tutti i vari step, tutti i vari modi che te li puoi usare, come casual, c'è scritto, come base ombretto, come eyeliner, come smokey eyes, come natural look. Quindi è molto 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 dettagliata, molto carina, si fa una bella pubblicità, diciamo. E poi dentro il sacchettino c'erano tutti i prodotti praticamente, che adesso vi faccio vedere. Allora, io ho voluto prendere la... si vede lo scatolone. Io ho voluto prendere la cipria matte, ero indecisa fra quella Hollywood e quella matte, però ho visto che quella Hollywood era a base di silicone e quindi non ero molto favorevole. Alla fine ho preso quella matte, che è questa qui. La jar è molto piccola, io pensavo che fosse più grande, però mi sono resa conto che era la mini size, quindi la taglia mini. Quindi io, non potendo prenderla questo coperchino, come vedete anche nell'applicazione, ho dovuto prendere un coperchio di un'altra cipria che avevo, perché è un po' impossibile prelevare il prodotto da questo mini tappino. Devo dire che la consistenza di questa cipria mi è sembrata subito molto vellutata. Quando l'ho applicata sul viso la prima volta, io ero a fare i mondiali di ciclismo, che comunque sto ancora facendo, e praticamente la mia, cioè io dovevo stare sotto il sole cuocente dalle 8 alle 5 di pomeriggio con questa cipria. Torno a casa e gli faccio: mamma, sono lucida la sera, questo alle 8 di sera mentre si mangiava. No, assolutamente. Quindi io sono rimasta un pochino, insomma, così, perché ho detto: cacchio, funziona davvero, perché solitamente io mi lucido davvero nel giro di pochi secondi. E con questa cipria non è successo, e quindi c'è proprio dalla mattina alla sera, vi dico. Quindi diciamo che sono, per la prima impressione è una cosa molto positiva, ecco. Per i prezzi, allora, il prezzo di questa, ve lo dico subito,
Nel formato mini è di 3,90 euro, formato maxi oddio non me lo ricordo, comunque vi metterò sotto nell'info box ovviamente il sito della Neve Cosmetics, ho azzeccato il nome, così potete andare a curiosare, non so se ci sono ancora gli sconti, perché io ho preso anche le cose a saldo, perché se no non le avrei mai comprate. Io diciamo che la Neve Cosmetics, tante volte sono andata sul sito a vedere tutti i prodotti, Oliver, tutti i prodotti, però alla fine non ho mai comprato niente, non so come mai, c'era qualcosa che mi bloccava. Dopo la cipria, ho comprato tre ombretti, di quelli mono a cialdina. Questo perché ho preso la palette, quella personalizzabile, che appunto è questa qui. L'ho lasciata nella confezione, cioè io in realtà ho già depottato, ho già inserito un ombretto e gli altri volevo inserirli insieme a voi per farvi vedere come sono semplici comunque da inserire. Insomma, la palette, oddio, la palette era in questa plastica, non è protettiva, è solo per non farla sciupare, forse. Finalmente posso sbarazzarmene di questa, non ne potevo più. E all'interno ci sono 10 10 spazi per insomma, metterci i vostri ombretti. Io però ne ho presi solo 3 perché a parte perché non volevo andarci a spendere troppi soldi subito al primo ordine, volevo vedere un attimino e testare come erano gli ombretti di questa marca, perché non avevo mai provato niente proprio. Avevo solamente un ombretto minerale che mi aveva regalato una mia amica, la Laura, quindi un bacione anche a lei che si chiama Jungle, e solo quello avevo, poi per il resto non avevo mai provato niente. E quindi ho preso 3 ombretti, che vi ho fatto anche l'applicazione in questo video, perché sennò la cosa non rende. Infatti il trucco su è fatto interamente, cioè il trucco occhi interamente con questi prodotti. Allora ho preso questo bellissimo, bellissimo ombretto celeste, celeste, oddio, dipende un pochino da che parte lo guardi, è un celeste verde smeraldo, ecco, un verde smeraldo, che si chiama... mi stavo strozzando, che si chiama Acquario. Questo era molto 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 titubante nel prenderlo perché dalla Fashionista avevo preso un ombretto simile di questo verde. Ho detto, ma se poi è uguale, in realtà non c'entra veramente un cavolo, perché questo è veramente proprio la texture molto molto diversa. Tutti questi ombretti, almeno quelli, i tre che ho preso, giusto, concordanza, i tre che ho preso sono molto vellutati, cioè come, cioè sono, si vede proprio là, non sono glitterosi, tipo questo non essendo, non è matte, ci cioè sono dei brillantini, dei glitterini, no? Però non sono, sono impalpabili, e questa è una cosa molto positiva perché non ha il fallout. Questo qui trovo che sia un ombretto invece a mio avviso veramente veramente fantastico, primo per il colore che cioè ti guardi l'ombretto e dici, ma è fatto di velluto? Cioè, nel senso che si vede anche, se te lo guardi, io sto osservando l'ombretto da vicino, vedi che proprio è la texture proprio setosa. E poi ho preso, questo lo faccio vedere dalla palette, perché ce l'avevo già inserito, ho preso questo ombretto qua, che è un tipo caffè, un colore caffè latte, che si chiama Smoking. Cioè, notate come mi sono impuntata a me a fare tutto il cosino, cioè no ragazzi, ho le forbici apposta io, guardate queste delle elementari rosa, questi qua che hanno proprio il taglio a ondina, quindi quando tagli ti taglia tutto ondulato, fantastico, così è molto più carino questo ombretto qui. Anche questo, questo invece è un po' opaco, proprio totalmente opaco, questo è veramente bellissimo, io l'ho usato nella piega dell'occhio per dare quel tocco di profondità ma non troppo. E poi per sfumare insieme il marrone e questo verde smeraldo. Infatti il prossimo ombretto è appunto il marrone. Ma che marrone? Cioè nel senso, questo penso sia l'ombretto più pigmentato che io ho in tutta la mia collezione, inclusa la Naked. Cioè questo è più pigmentato degli ombretti che della Naked. Quindi vi ho detto tutto. Comunque questo qui è espresso ed è un marrone. È molto, questo non è polveroso, sembra... Dall'applicazione può sembrare che sia polveroso, vedete che è rimasto tutto la polverina qui, ma in realtà non è per niente polveroso perché non rilascia neanche il minimo fallout. Io sto sudando da morire adesso. Fatemi un attimo aprire la finestra.
Questo è veramente, cioè, veramente la fine del mondo, perché come ombretto è scrivente. L'unica pecca, ma che è proprio una pecca piccolina, è che non è molto semplice da sfumare. Se te prelevi tanto prodotto, puoi sfumarlo, la cosa è un po' complicata, nel senso, non so se si vede anche dal video, dall'applicazione. Però io ho riscontrato questa cosa, che è proprio diverso, c'è cioè una texture proprio più corposa rispetto agli altri due ombretti che ho preso. Forse perché questo rispetto a quello precedente, quindi a smoking, questo è proprio totalmente opaco. Quello di prima forse aveva qualche perlescenza, ma neanche più di tanto. E quindi devo dire che, cioè, è un ombretto, secondo me, per dare profondità all'occhio, cioè, indispensabile. Secondo me è veramente bellissimo. Comunque, l'ho applicato anche sotto perché comunque necessitava l'applicazione anche sotto perché sennò il mio occhio andava a giro per la faccia. Altra cosina che ho. Questa non è che l'ho presa io. Sapete che la Neve Cosmetics, quando voi fate un ordine anche di piccole cose, vi dà almeno un omaggio. Poi fate un ordine di, non so, 100 euro, vi dà più omaggi. Ecco, ma per dirti, no, io ho fatto un ordine di 25 euro e mi ha dato un omaggio solo. Poi fate ordini, più cose prendete, più cose ti dà. Questo omaggio è bellissimo perché è un ombretto sul dorato, però non troppo dorato, cioè non è quel dorato che ti stucca. E si chiama Aura, è un ombretto minerale. E questo è un omaggio, cioè rendiamoci conto che quanti grammi sono? Sono 2 grammi ed è un omaggio. Quindi nel senso, diciamo che è uguale alla taglia mini della cipria, praticamente questo per me non è un omaggio, non è un tipo un campioncino che te lo provi una volta e poi finisce, questo a me mi rimane a vita perché è proprio pieno pieno pieno. E poi infine ho preso una pastello perché ho detto voglio provare come sono le pastello, voglio vedere un attimino queste pastello che influenza mi danno perché ne parlano davvero tutti benissimo. Volevo provare una matita che fosse sul beige avorio color burro. Io so che esiste quella della MAC e ero sempre tentata a prenderla, solo che ho detto, boh, ma costa troppo, se poi a me la matita color burro non mi piace, che ce ne faccio? Quando ho visto la pastello ho detto no, la devo prendere assolutamente, la devo prendere. E devo dire che non me ne sono pentita assolutamente. L'unica cosa è che io la matita nella lima interna non è che la uso più di tanto, cioè nel senso la mi rendo conto che magari potevo prendere un'altra matita, un altro colore, perché non uso, cioè io non uso quasi mai mettere qualcosa all'interno dell'occhio, però ora che ce l'ho magari la userò più spesso e di conseguenza insomma poggia la buca fa pari, ecco. Per il resto questo è tutto quello che ho comprato. Vi faccio vedere adesso come inserire e come depottare gli ombretti qua dentro, che è una cosa veramente facilissima. Prendete l'ombretto scuro, io per esempio prendo questo, si chiama Espresso, dietro c'è scritto proprio il nome, quindi se riuscite a togliere l'etichetta è meglio, solo che a me non mi riesce, e poi semplicemente così l'andate a mettere sopra. Penso lo metterò qui. Olè. Quindi espresso, acquario e smoking. Veramente semplicissimo. Quindi questa è la palette finita, tra virgolette, sono 3 ombretti. Allora, trovo che questa idea di. Cioè, mi già messo un dito sopra, benissimo. Trovo che questa idea di fare questa palette personalizzabile sia davvero molto molto carina, perché poi alla fine questi qua sono gli stessi ombretti che te praticamente trovi nelle altre palette di neve, quindi eleganti, tipo c'è. Cioè, Espresso e Smoking sono degli ombretti che sono contenuti nell'elegantissimi. Quindi, se te, per esempio, vedi che ne so, ci sono delle palette, tipo che ne so, quella dei colori acidi, quella dei colori elegantissimi, quella degli scurissimi, ci sono degli ombretti che non ti piacciono, non vuoi acquistare, ti prendi quei 3 o 4 ombretti che ti piacciono e li metti dentro questa palette. Secondo me è una cosa molto molto innovativa. Non l'ho detto, ma gli ombretti sono da 3 grammi. Hanno una scadenza di 6 mesi, ma non è per tutti uguale. Questo qui espresso ha la scadenza di 6 mesi, però gli altri hanno una scadenza tipo di 12 mesi. Non so, questa è la cosa, dipende. E sono anche wet and dry.
Questo vabbè, anche se non lo dicevo magari non ci poteva arrivare. Anche. Io sto guardando direttamente dal sito, le spese di spedizione con Corriere Bartolini sono di 4,90 euro, IVA inclusa. O se no fai direttamente il ritiro a Torino, ma non so se tutti se lo possono permettere di ritirare a Torino. Mi sono legati i capelli perché mi fa un caldo, muoio. E poi puoi dire paga con il tuo conto PayPal, paga in contrassegno, paga utilizzando un buono o regalo. Se te paghi in contrassegno devi aggiungerci 2,40 euro, che te paghi quando ti arriva il prodotto praticamente. C'era tipo una promozione che se prendevo un prodotto dal costo di 3,80 euro pagavo l'espedizione solamente 1,99 euro. E infatti poi cos'è che ho aggiunto? La cipria matte. Sai che ora mi posso anche sciogliere che fa un pochino più. Quindi spero che questa haul review diciamo vi sia stata utile. Io spero, cioè io do sempre il mio meglio nel spiegare un pochino cosa penso dei prodotti, perché hanno davvero una qualità eccellente, quindi li consiglio a tutti. Se volete, ora ci sono, dovrebbero esserci ancora gli sconti su Neve Cosmetics, dateci un occhio. Ma se non vi fidate proprio totalmente, fate come me, fate un mini piccolo ordinino. Ora io ho un pochino esagerato a prendere subito una palette enorme, però io comunque cioè, me la sentivo che la cosa andava a buon fine. E quindi io ho preso un pochino di cosine per provarle, mi hanno dato anche un ombretto in omaggio, quindi ancora meglio. E quindi ho provato anche l'ombretto minerale, quindi sono proprio del mio parere che le cose della Neve Cosmetics sono eccellenti. Fatemi sapere se voi avete comprato o preso qualcosa, purtroppo non si possono più fare video risposta e quindi lasciatemi solamente un commento. Vi mando un grosso bacio e per gli ombretti in cialda singola, quindi da inserire dentro la palette personalizzabile, se voi avete qualche ombretto che volete farmi provare, che dite oddio questo è bellissimo, provalo assolutamente, fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Quindi vi mando un grosso bacio, al prossimo video. Passa anche il treno, quindi perfetto. Ciao ciao!